Ancora di acqua con la nuova campagna della nostra testata, la TGR, dedicata all'agricoltura. Oggi infatti vi mostriamo alcuni progetti innovativi presentati nel bolognese per un uso responsabile delle risorse idriche. Droni che analizzano i campi dall'alto, sistemi di depurazione attraverso le piante, impianti a goccia ad altissima efficienza. Sono alcune tra le più innovative soluzioni elaborate per un miglior uso dell'acqua in agricoltura. Progetti coordinati dai ricercatori del CER, il Consorzio del Canale Emiliano-Romagnolo, delle Università di Parma, Ferrara e Bologna, dell'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, della Regione e di altri enti. Idee innovative presentate alla prima edizione di Acqua Campus a Mezzolara di Budrio, nel Bolognese. Acqua Campus è il primo centro di ricerca che c'è in Italia, uno dei pochi che sono in Europa. È un grande passo avanti per la nostra agricoltura, per la gestione dell'irrigazione. Uno dei progetti presentati è Aladin, che utilizza i droni. Attraverso i sensori del drone, riusciamo a individuare le esigenze idriche dei vari appezzamenti, delle varie culture, dei vari appezzamenti. In pratica si acquisiscono dati molto precisi che poi vengono elaborati da un sistema informatico che costruisce una mappatura del terreno per sfruttare al meglio le macchine di irrigazione, tagliando i consumi fino al 40%. Ci sono poi i cosiddetti fitodepuratori. Prima di essere utilizzata, l'acqua viene depurata in modo completamente naturale con l'impiego di erbe palustri che eliminano eventuali agenti inquinanti. C'è infine un sistema innovativo di irrigazione a goccia che, attraverso una serie di accorgimenti tecnici all'avanguardia, riduce sensibilmente la dispersione di acqua, ottimizzandone l'assorbimento da parte delle piante. Tutti progetti che mirano a un utilizzo responsabile e consapevole della risorsa acqua per un'agricoltura sempre più attenta alla sostenibilità ambientale. Cambiamenti climatici si impongono una forte riflessione, e una forte riflessione che però deve mantenere sempre saldo il principio che l'agricoltura non consuma l'acqua ma lo utilizza per produrre cibo.